Ciao a tutti e bentornati in Tessila News. Quest'oggi parliamo di un dettaglio davvero unico, un accessorio davvero molto particolare che sicuramente avrà modo di arricchire le vostre creazioni. Parliamo infatti di un articolo realizzato da Sogni e Bijou venduto in esclusiva sul portale Tessiland. Quest'oggi parleremo di spille artigianali. Vediamole nel dettaglio. Questa è la spilla artigianale Basic Dragonfly, che è una misura di 13 centimetri per circa 8. Eccola qui, come potete vedere molto ben visibile il filato metallico sapientemente insomma martellato. È una linea insomma molto pulita e davvero insomma molto bella, oltre che essere davvero molto pratica da utilizzare. Questa invece è la spilla artigianale Basic Infinite Brooch, una spilla in alluminio battuta anch'essa a mano che misura 13x4, anche qui ovviamente le misure possono variare. Come potete vedere è davvero molto semplice da utilizzare, vi basterà appunto estrarre questa parte e poi ecco qui potrete praticamente inserirla e fissare la vostra creazione. E questa invece è la Wave, anche questa misura 13x4, può avere delle piccole varianti, anche questa come potete vedere insomma si nota proprio la parte artigianale qui del filo di alluminio e anche se davvero molto pratica da utilizzare. E passiamo invece adesso a qualcosa di un po' più particolare, vale a dire la spilla artigianale Blue Ocean. È anch'essa una spilla ovviamente in alluminio battuto a mano e decorata però, come potete vedere, con mezzi cristalli in vetro nelle sfumature del blu e del viola, passando però anche dall'azzurro al lilla al blu oltremare, insomma ci sono tutte. E le dimensioni sono di 14 per circa 5 cm, anche qui insomma le misure però possono un po' variare. Questa invece è la spilla artigianale Desert Yellow, anche qui ovviamente vediamo la spilla in alluminio battuto a mano, questa volta però possiamo vedere nelle sfumature dell'ambra e del giallo, passando però anche appunto proprio dall'oro fino al bronzato, e anche questa misura 14x5 cm circa. Questa invece è la spilla artigianale Golden Sand, anch'essa 14 per circa 5 cm, nei toni caldi dell'ambra, ma vedete anche del miele, del panna, del tortora, tutte presentate qui in queste meravigliose pietre. Questa invece è la Green Forest, qui invece vediamo le sfumature del verde, dell'acqua, del verde chiaro, anche il verde oltremare e anche questo verde insomma un po' più chiaro, tutto perfettamente ecco qui che scorre lungo la spilla. Come potete vedere poi ognuna ha la sua forma insomma particolare e le pietre che seguono lungo alcune linee ben precise. Questa invece è la spilla artigianale Infinity Sky, dove ci sono sfumature dall'azzurro al celeste al turchese, eccole, possiamo vederle, e ovviamente anche questa misura 14 per 5 cm circa. Eccola qui, la funzionalità e la praticità è la stessa, eccola qua. Questa invece è la Red Fire, la spilla in alluminio dove possiamo trovare pietre con sfumature del rosso, del bordeaux, passando però ecco anche per il ciliegia, il fuoco, il bordeaux, insomma ecco ce ne sono davvero tantissime, fino a questo verde acqua davvero molto delicato. Qui invece abbiamo una spilla davvero molto elegante, denominata spilla artigianale Silver Ice, dove ci sono i toni freddi dell'argento, del grigio, del bianco, del ghiaccio, ecco potete vederli qui, è davvero una spilla molto elegante. Questa invece è la spilla artigianale Sweet Strawberry, in alluminio battuto ovviamente a mano, con pietre nei toni del rosso e del bordeaux che possiamo ecco vedere perfettamente vivi, soprattutto con questo contrasto con il metallo proprio qui. Questa invece è la spilla Wave Antracite, che misura 13 per 5 cm circa, ovviamente le misure variano a seconda della forma, e qui troviamo dei appunto cristalli che sono tutti color antracite e insomma ecco davvero anche questo molto sobrio e elegante.
Siamo addirittura d'arrivo, ne mancano davvero pochissime. Questa è la spilla artigianale Wave Cipria, dove ci sono ovviamente pietre color cipria e anch'essa misura 13x5 cm. Questa invece è la versione sempre Wave, questa volta con le pietre in ottanio. E infine concludiamo con questa che invece è la Wave Tabacco. Le avete viste, sono davvero una più bella dell'altra, dalla linea più semplice a quella arricchita con queste pietre preziose che potrete tranquillamente quindi abbinare a qualsiasi capo d'abbigliamento, da una semplice stola a un cardigan, a una maglia, a una sciarpa, insomma davvero darete un valore in più alla vostra creazione. E poi parliamo comunque di un prodotto artigianale, che quindi è davvero una perla rara. Poi avete visto questa lavorazione di questo filo in alluminio sapientemente lavorato a mano per poi essere successivamente battuto sull'incudine tramite un martello texturizzato, insomma davvero una perla rara, come abbiamo detto prima. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutte le nostre edizioni straordinarie, idee creative, articoli unici come appunto proprio il portale Tessiland. Noi ci vediamo al prossimo articolo. Ciao!